ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Il gran caldo dopo un inizio di stagione bizzoso. Arrivati a metà luglio, ci si trova nel mezzo dell'estate e per i concessionari di spiaggia della Riviera delle Palme è tempo di un primo bilancio sulla stagione in corso. Diciamo che va, è una stagione un po' strana, un po' anomala, ma adesso diciamo che luglio ci sta ripagando di tutte le aspettative che avevamo. Si rivedono i turisti stranieri? Qualcosina, tedeschi, americani. E la sera invece comunque si lavora bene con la passeggiata? La sera è, diciamo, da qualche anno è molto cambiata, le persone fanno la passeggiata, si fermano meno, i consumi sono molto ridotti. Diciamo così, dai, un po' alti, un po' bassi, adesso fa un po' di caldo, adesso un pochettino di gente sta uscendo, il resto noi ci affidiamo al tempo, purtroppo siamo all'aperto proprio noi. Colpa del meteo questa flessione o ci sono altri motivi secondo te? Più che altro il meteo, la gente la voglia ce l'ha di uscire, però il tempo fino adesso non ha retto per niente. Siamo arrivati a metà come calendario, in realtà l'estate è partita da poco tempo, che c'è stata la prima parte della stagione che non è andata così bene a livello meteorologico. Adesso invece il bel tempo è arrivato, il sole anche, le belle temperature, fa caldo e registriamo anche belle presenze in spiaggia, anche di stranieri che di solito magari smettiamo di arrivare un po' più presto, quindi a giugno, invece ci ritroviamo anche a luglio, per cui le prospettive ovviamente sono buone. Per paradosso, l'eccesso di calore degli ultimi giorni rischia di essere un po' deleterio per la permanenza in spiaggia, specialmente nelle ore centrali della giornata. L'eccesso è sempre controproducente, sia che sia freddo sia che sia caldo. Un po' sì, troppo caldo si fa male, ma vedo che comunque la sera la gente ce l'ha la voglia di uscire, anche se fa caldo. Ma non possiamo avere sempre le condizioni ideali, ovviamente ce lo sappiamo. Certo è che quando c'è un'afa così grande, soprattutto nelle ore centrali della giornata, le persone vanno via dalla spiaggia e magari rientrano in hotel, in piscina. Però l'importante è percepire che alla fine, anche alla sera sul passeggio, la gente c'è, per cui va bene così. Ovviamente non possiamo avere le condizioni migliori che vogliamo. Certo, se ci fosse un po' meno afa, la gente sarebbe più attratta a scendere in spiaggia, ma va bene così.